Buongiorno amici! Rifacciamo. Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Saluta. Oggi abbiamo uno special guest, ragazzi, E che Mark special guest. Rip Seasons, che tra l'altro ha un canale Twitch, fa streaming di videogiochi su Twitch, quindi vi lascio in descrizione sul canale, andate a seguirlo, followatelo, guardate sui gameplay in streaming, oh yeah! Perché siamo qui oggi? Perché lui oggi mi farà da cavia per Lol. la sua felicità e proverò a truccarlo per Halloween. Io vorrei specificare che non sono capace a truccare le persone, cioè sono più o meno in grado di truccare me stessa, ma gli altri faccio un po' fatica, quindi non so in realtà cosa succederà e quale sarà il finale di questo video, però vabbè, noi ci proveremo. Quindi adesso gli faccio legare i capelli e iniziamo. Ok, girati più verso di me adesso. Io qua ho un po' di trucchi, cioè onestamente spero che nessun beauty guru guarderà mai questo video, perché penso che farò delle cose veramente indecenti nei confronti delle regole del make-up, ma perdonatemi. Allora, la prima cosa che andrò a fare sarà mettergli una base, quindi utilizzerò questo Essence Camouflage 2 in 1 Makeup e Concealer, insomma il fondotinta dei poveri, che questo ho, che siccome lui è abbastanza scuro, questo dovrebbe farlo diventare abbastanza bianchiccio, perché non ho una base bianca. È pronto a diventare bellissimo? Bellissimo. Bellissimo? Non so neanche come si mette al fondotinta. Ma che congelato sta La cosa? mia mano che è congelata. Anzi, non so come si mette al fondotinta, cioè io questo lo uso come Ma c'è una correttore, quindi spugnettina qui dopo. ce l'ho qua. Però aspetta, prima ti devo. Lasciami fare, non ti preoccupare. Sto già preoccupando. Utilizzerò questa spugnettina che non si utilizza più dal 72. Però vabbè. Ma ho detto che trucco vado a fare? Penso di no. Vabbè, comunque farò una specie di teschio, teschio, non lo so sinceramente, teschio, però boh, volevo fare qualcosa un po' diversa dal solito teschio normale, però alla fine so già che uscirà soltanto un teschio e basta, quindi Vediamo non cosa uscirà. Ma illudetevi di guardare sono sopra. Ho bellissima. rinunciato alla spugnetta, non so se noti la differenza del tocco. Come così la cazzuola per sta. Uè, Michael Jackson! Aia. Oh, ma smettila! Ok, Ma cosa smetti? Mi stai schiacciando l'occhio. Manco le labbra. sì, anche le labbra, lasciale normali. Ma che merda. Non posso dire merda sul canale. Ok, la base è fatta. Ciao, cari. Ora stendiamo un velo di cipria Un velo per pietoso. un velo pietoso, un velo di cipria per. Sapete voi meglio di me. Uso sempre la cipria dei poveri della Essence. Cos'è polvere? Sì. Cioè, magari se mi eviti di mettermelo sui denti, cazzo. La base è fatta. Now. Con una matita nera, che credo sia di Avon questa, vado a tracciare una sorta di linee guida. Di ciò che saranno gli occhi, i denti, eccetera, eccetera. Sembri un panda così. Panda, panda. Adesso sembri un cretino. Harry Ciao Potter! amici! Queste sono le linee guida. Direi di partire dalle parti più facili, quindi riempiendo la zona degli occhi e del naso. Per fare più velocemente uso il Dead of Night di Kylie Jenner, quindi un rossetto liquido nero, così copre bene e facciamo velocemente. Sa tipo di macchina nuova. Non devi scappare, però. Ok,
Ho paura che me lo ficchi nel Ma non sono mica scema. Guarda in su. Aia piano. Me lo stai mettendo in ginocchio, guarda che qua non è vero. Vai a cagare. Guarda in su. Continua a guardare in su, cazzo. Dai. Che deve asciugarsi, non guardarmi. Buongiorno, amici. Ah no, devo farti anche il naso, cosa sto mettendo io? Ok, e faccio anche le parti qua, laterali, le tempie. Sì, però sembri un panda che non sta tanto bene. Ma poi migliorerai! Ora vado a fare un po' di dettagli, quindi intorno agli occhi e inizierò a disegnare anche i denti. Quindi le linee guida, le denti, eccetera, sono queste. Ora, con un pennellino abbastanza piccolo, tipo questo, vado a sfumare i dettagli che ho fatto intorno agli occhi, intorno alle tempie, eccetera. Quindi qua abbiamo aggiunto qualche dettaglio fatto con la sfumatura. Ok, si vede, penso, sì. Ora inizio a definire la parte della mascella. Quindi decido dove andare a colorare, dove sfumare, eccetera, eccetera. Dai! Vieni! Venuti! Adesso con un eyeliner vado un attimo a definire la linea, la faccio più precisa. E utilizzo l'eyeliner anche per andare a definire i denti. Io sto usando questo qua di Wycon perché come pennellino è un pochino più facile da gestire. Ora per dare un attimino più di definizione alla bocca faccio con la matita nera una piccola linea qua all'interno della bocca. Faccio gli ultimi dettagli, le ultime sfumature con il nero di questa palette di Sephora. E con questo ultimo step abbiamo finito! Yeah. Lui si stava addormentando. E ta-da! Ti piace? Sì, dai. Come si dai? Non lo vedo bene. Vuoi uno specchio? Wow! E sei uno stronzo. Non no, ti piace? È venuto bene. Sì, sì. Secondo me è uscito bene, anche perché sinceramente avevo delle aspettative molto basse. Che un teschio si capisce che è un teschio. Farai tutte le tue live di Twitch così d'ora in poi? Mm-hmm. Potrei iniziare oggi. Va bene amici, grazie mille per essere stati con noi in questo video. Fatemi sapere se almeno a voi il mio teschio makeup vi è piaciuto oppure no. Smetti. Mettete un like a questo video, se arriviamo a 70 like rifaremo questa makeup challenge, ma lo truccherò da drag queen. No, direi proprio di no. Mettete like. No, assolutamente no. Tranquillo, non lo facciamo.
Come vi dicevo in descrizione vi lascio il link per il suo canale Twitch, mi raccomando andate tutti a seguirlo. Vi lascio il link per potermi seguire su Instagram e il link per potermi offrire un caffè virtuale su Ko-fi. Che problemi hai? Vuoi che metta anche il tuo Instagram? Ma facciamoli sì. E anche il link per poterlo seguire su Instagram. Grazie mille come sempre di essere rimasti con noi anche in questo video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Devi salutare. Ciao amici! Ciao! Grazie mille!